Antonella Freno, presidente di Italide, stasera è membro di commissione, arduo compito presidente, perché qui sarà una singolare tenzone tra avvocati e magistrati in una gara insolita, la cucina. Certamente, cercheremo di essere assolutamente imparziali, di premiare l'eccellenza, questo come in tanti altri casi, dando Italide e la centralità di condivisione con Ius Gustando di un progetto che vede sempre di più la persona al centro di tutte le esigenze sociali, culturali, politiche e di diritto. Infatti siamo qui proprio per ribadire la nostra missione statutaria, che anche in questo contesto vede assolutamente un forte diniego a tutte le forme di violenza in genere e a quella contro la donna, in particolare nella settimana che in fondo celebra l'anniversario sancito dalle Nazioni Unite. E per affermare l'esigenza di riportare la cultura della legalità, intesa non solo come rispetto delle regole, ma come condizione primaria di educazione alla legalità, come il momento unico ed essenziale che alla storia del Paese serve. Abbiamo bisogno di sinergie sempre più forti con Antonella Sotira, Ius Gustando e gli ospiti di questa sera. Vogliamo ancor più affermare e sancire quel patto tra istituzioni, realtà associative che credono fermamente che il paradigma del nostro paese debba nutrirsi di ideali, di valori, sicuramente cogliere in pieno la sfida dell'educazione alla legalità. E tra l'altro Italide sposa benissimo la causa Ius, perché già proprio nel suo statuto Italide ha questa condivisione di valori di natura sociale. Questa sera, oltre la donna, si celebrano anche le famiglie dei bambini malati di fibrosi cistica. Infatti loro saranno proprio i protagonisti, i destinatari della riffa di questa sera. Ancora una volta l'impegno di Italide si fa sentire attraverso la sua presidente. Sì, accanto alla Lega Italiana per la fibrosi cistica, soprattutto accanto a quei bambini che soffrono di una patologia che può essere assolutamente affrontata e curata. La ricerca nel nostro paese deve sempre di più consentire di debellare alcune patologie che nel tempo e nello spazio hanno creato situazioni di profondo disagio e di profondo dolore. Siamo qui proprio per evidenziare non il valore occasionale della charity, ma per rafforzare la nostra missione come missione di solidarietà per tutte quelle realtà associative come la Lega Italiana in questo caso, che intendono combattere e debellare una delle malattie che ancora purtroppo preoccupa tantissimi casi a livello mondiale. E quindi condividiamo, parteciperemo alla charity. Italide anche in questo contesto vorrà significare la sua presenza come occasione di servizio ai momenti di volontariato sociale, di associazionismo culturale e sicuramente giuridico, che come dire, sono l'anima più viva, più bella e più pulsante della storia del nostro paese. E noi la ringraziamo, presidente, e le auguriamo buona serata. Grazie.